Buongiorno. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro, signor Commissario straordinario alla ricostruzione, autorità civili, militari e religiose tutte, cari concittadini, grazie di essere qui oggi, in questo che è un giorno di festa per la nostra comunità e soprattutto per l'intero nostro territorio dell'Alto Maceratese. Ringrazio molto il Sindaco per l'invito. È davvero un piacere essere qui insieme al Ministro dell'Istruzione per questa occasione importante, ma importante certamente per Sanatoglia, ma importante anche per tutto il territorio, per tutti gli altri comuni del territorio. È stato emozionante sentire e vedere i protagonisti di questa giornata, i bambini e i ragazzi, vederli realizzare il tricolore con le loro magliette. Sono stati bravissimi e complimenti alle insegnanti perché sono stati bambini di una pazienza straordinaria. Ringrazio molto i bambini che hanno cantato così bene l'inno nazionale e la banda che l'ha seguito così bene. Sono loro i protagonisti di questa giornata, di questa occasione, di questo incontro, che ha diversi significati. La scuola è il luogo in cui, che è stato giusto assumere come punto di partenza per la ripresa della vita delle comunità così colpite, così gravemente colpite dal terremoto. La scuola è inoltre il punto, il luogo, la condizione in cui tutte le famiglie di un comune si incontrano, si ritrovano, sono attente e partecipe coinvolte. E quindi questo è un evento che, come la presenza di tanti cittadini di Sanatoglia dimostra, coinvolge tutta la comunità locale. È inoltre un'occasione che esprime un significato di grande solidarietà. Anch'io ringrazio molto i donatori, coloro che hanno contribuito, collaborato. È un segno di grande solidarietà, quella solidarietà che fa grande il nostro Paese, che è caratteristica del nostro Paese e lo fa grande. Vi è nel nostro Paese un tessuto di solidarietà molto forte, ampiamente praticato, meno narrato di cose, di aspetti problematici, ma molto più consistente, molto più presente, molto più protagonista come carattere della vita dei nostri concittadini.
e infine vi è un significato di rilancio del territorio. Una delle dimostrazioni che la ricostruzione faticosa, impegnativa, in un territorio colpito in maniera così vasta, così ripetuta più volte e così grave come danni, è uno dei segni di rilancio, di ripresa, che va costantemente, tenacemente perseguita, realizzata e seguita con attenzione giorno per giorno. Questo è un altro significato di questa occasione. L'impegno delle istituzioni, tutte, da quelle locali a quelle nazionali, a seguire attentamente il percorso di ricostruzione, ad agevolarlo, a incentivarlo, a sostenerlo in ogni modo. Un saluto a tutti i sindaci presenti. Siamo qui in uno dei comuni del vostro territorio, ma è come fossimo in ciascuno dei vostri comuni. Grazie per quanto fate, auguri per il vostro lavoro. Questi comuni, la provincia, questa regione, come tutta l'area colpita nell'Italia centrale, ha grande, piena la solidarietà e il sostegno del nostro Paese. È questo quello che io qui voglio testimoniare. E questo, restituendo il protagonismo di questa giornata ai bambini e ai ragazzi, formulo a loro, ai loro insegnanti, al loro impegno, un augurio il più grande di tutto il nostro Paese. Auguri. Questo è il libro che le dicevo, che narra tutta quanta la storia di guerra. Grazie, sarà molto interessante.